Ho deciso di fare due comizi, uno fuori e uno dentro, così. È un grande onore, un grande piacere venire qui a sostenere la corsa di Gian Guido, è una corsa di tutte e tutti noi, per proseguire nella buona amministrazione di Teramo, per continuare a mettere al centro e anzi continuare a innovare, a migliorare sempre le risposte che cerchiamo di dare alle persone che vivono in questa città. E quali sono le questioni centrali che vogliamo mettere veramente al cuore del nostro impegno? Ma sono molto semplici, quasi banali, perché sono quelle che ci sono suggerite dalle radici della nostra Costituzione. Quindi, prima grande questione, siamo qui a difesa della sanità pubblica universalistica, perché evitiamo non vogliamo tagli e non vogliamo privatizzazioni. Governo nella sua prima manovra non mette le risorse che servono alle regioni anche per coprire i costi che ci sono stati negli anni di pandemia, la scelta è chiara e non è neutra, perché questo si traduce immediatamente in minori servizi alle persone. E invece noi abbiamo bisogno, tanto più dopo la pandemia, di maggiore investimento nella sanità pubblica, in quella che non guarda in tasca le persone per decidere se e come devono essere curate. Difendere la sanità pubblica non vuol dire non capire che anche prima avevamo dei problemi. Non pochi problemi. Vuol dire immaginare la sanità del futuro, quella della prossimità, quella delle case della comunità, di cui questo governo sembra non essere amico e non capiamo perché. Perché avvicinare la risposta di cura dove le persone esprimono i loro bisogni è la strada più giusta, perché troppe persone devono fare troppi chilometri per cercare un presidio di cura. Penso soprattutto alle persone anziane, quelle che vivono sole nelle nostre città. Non si devono sentire sole, devono sapere che c'è una rete di servizi intorno, che c'è una comunità che risponde. Penso alle persone non autosufficienti e a chi se ne prende cura. Penso pure che a livello nazionale, caro sindaco, ci dobbiamo impegnare per fare una legge sui caregiver, che sono le persone che si prendono cura. Stessi delle persone di cui si prendono cura, e vuol dire pure migliorare la vita e abbattere, so che questo è un tuo impegno, è uno sforzo che avete già fatto in questi anni, abbattere sempre di più le barriere, tutte le barriere architettoniche nelle nostre città, ma anche fisiche e mentali, di accesso ai servizi. Le persone con disabilità hanno fatto ancora più fatica durante la pandemia. Si sono stati sospesi dei servizi che per loro sono fondamentali e quindi dobbiamo aiutare a recuperare. Il passo giusto per la politica non è quello di quello che va più in fretta, è quello di chi invece fa più fatica. Se adottiamo quel passo lì non sbagliamo. Questo vuol dire più risorse per le politiche sociali. Una cosa che la destra sembra non capire è che il welfare non è un costo ma è un investimento fondamentale nel futuro delle nostre comunità. Noi continueremo a insistere su questo. Brava. Tra lo sviluppo economico e investire maggiori risorse nelle politiche sociali, ma nella mia esperienza amministrativa, sindaco, le due cose stanno necessariamente insieme. Ci può essere un florido sviluppo delle attività economiche e commerciali di una città se c'è anche l'attenzione a non lasciare indietro nessuno, a non lasciare buchi, a non vedere aumentare le diseguaglianze senza fare niente. Ci sono delle risposte concrete che si possono dare e c'è anche una ragione in più per investire nei servizi, nelle infrastrutture sociali, nei servizi per le persone in difficoltà, è quella di investire pure nei servizi educativi dell'infanzia. Siamo preoccupati.